L'allarme coronavirus ha avuto fin da subito ripercussioni sull'economia del nostro territorio, a risentirne particolarmente albergatori e ristoratori che in questa prima settimana di emergenza e restrizioni hanno dovuto fare i conti con poche prenotazioni e numerose disdette. A loro tutela sono scesi in campo i vertici di Confcommercio, Federalberghi e del Consorzio Albergatori Lecchesi, sottolineando la sicurezza dei nostri hotel e ristoranti. Ma c'è preoccupazione per questo calo lavorativo tra gli albergatori. La situazione è abbastanza critica perché come 2020 siamo partiti abbastanza bene, le aziende ci davano molte prenotazioni e infatti lunedì l'albergo era pieno. Da domenica hanno iniziato ad arrivare domenica lunedì mattina tutte le cancellazioni del caso, un po' perché gli stranieri non si fidavano più a venire. Col fatto che dicevano che comunque c'erano queste restrizioni, hanno iniziato a cancellare in massa. Con un po' lo spostamento della Fiera del Mobile a giugno, abbiamo avuto delle cancellazioni su lunga scala, quindi di conseguenza non solo per questa settimana, ma che arrivano fino ad aprile. Avete sentito anche gli altri albergatori? Sì, ci siamo sentiti proprio ieri con dei nostri colleghi che hanno confermato anche loro la nostra situazione, cancellazioni dall'80 al 90% su lunghi periodi. E infatti erano preoccupati anche loro perché c'è chi ha l'affitto da pagare, chi ha il personale come tutti, che non sa, perché se è una questione breve, ovviamente un'azienda cerca in qualche modo di darsi da fare, ma se si parla che la situazione andrà avanti ancora per settimane, il problema diventa molto più grave. Chi sono solitamente le persone che arrivano in albergo in questo periodo dell'anno? Allora, abbiamo avuto tanti tedeschi, tanti svizzeri, francesi, danesi, è gente che collabora con le aziende che abbiamo nel nostro settore qua a Lecco, quindi di conseguenza è il Nord Europa, l'Est Europa. Tutte aziende che ovviamente si trovano in difficoltà come noi perché avendo cancellato tutti i meeting che c'erano questa settimana si sono ritrovati anche loro a non poter più adempiere alle prenotazioni fatte. Tante e scrupolose le misure messe fin da subito in atto per garantire igiene e sicurezza. Da subito ci siamo attivati un po' con le indicazioni date dalla sanità, con soluzioni specifiche, con una sanificazione particolare, che ovviamente adesso è fatta giornalmente più volte al giorno sulle superfici che la gente è solita toccare più spesso. Intanto il 28 febbraio Federalberghi e le altre organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative del settore turismo hanno sottoscritto un avviso comune presso il Ministero per i beni e le attività culturali e il turismo allo scopo di promuovere iniziative per la tutela di 300.000 imprese e 1,5 milioni di lavoratori. Ammortizzatori sociali, fondo di integrazione salariale, cassa integrazione, indennizi, sospensione di pagamenti e campagne straordinarie di promozioni. Queste le misure di intervento poste all'attenzione del MIBACT. Siamo in contatto quotidiano praticamente con Federalberghi che cerca in tutti i modi di trovare una possibile soluzione al problema in tempi brevi o comunque delle agevolazioni su quello che può essere la difficoltà di un'azienda. Noi speriamo che conclusa questa quarantena delle 2 settimane, mano a mano inizieranno a scemare i dati e di conseguenza la gente tornerà sul lago perché abbiamo avuto un incremento di turismo negli ultimi 10 anni notevole e non sarà, spero, solo il coronavirus a tenere lontani i turisti perché sennò qui ci dobbiamo inventare un altro lavoro.